aggiornamento con l'informazione di BioBlu 24. In tutta Italia c'è un folto gruppo di medici che è stanco di sentire pontificare sempre i soliti presunti esperti che tutti i giorni ripetono le stesse cose e mantengono costante il clima di terrore, un clima di terrore che per lo più a parer loro ormai non ha più motivo di esistere. E a parlare a nome del gruppo oggi su BioBlu 24 abbiamo due ospiti, due medici che vi presento subito. Saluto e ringrazio Fabio Milani, medico di base a Bologna, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. E ringrazio per aver accettato l'invito Stefano Manera, medico chirurgo e anestesista, ben trovato. Grazie, buonasera a tutti, grazie a voi. Allora, io vorrei partire dal dottor Milani perché le vostre considerazioni toccano sicuramente tantissimi aspetti di questa emergenza e della sua gestione e in particolare voi parlate anche delle gravissime colpe che avrebbe avuto in tutto questo, Milani, la Cina e l'OMS. Ci può chiarire questo aspetto? Che cosa intende? Allora, dunque, innanzitutto gli argomenti sono tanti, molto complessi, ci sarebbe da fare tante trasmissioni su ciascun argomento. Comunque cerchiamo di essere sintetici per cercare di dare un'indicazione nuova a tutti. Allora, come è stato gestito tutta quanta questa faccenda? Lo possiamo chiamare letteralmente un mostro. Allora, i medici all'inizio sono stati letteralmente terrorizzati senza avere nessuna indicazione o una guida che desse delle norme comportamentali. I pazienti dovevano essere curati precocissimamente, se avessimo saputo anche le reali cause, le vere cause dei decessi. E invece i pazienti sono stati lasciati a casa da soli con poche indicazioni perché nessuno sapeva assolutamente niente, mentre la malattia progrediva, e chiaramente se fossimo intervenuti con le adeguate terapie fin da subito avremmo sicuramente evitato una miriade di decessi. Il discorso della Cina è molto semplice, perché in Cina tutta questa epidemia era scoppiata almeno diversi mesi prima, minimo novembre, c'è chi parla anche di ottobre. Se almeno, visto che parlano tanto che sono efficienti, che nessuno gli deve insegnare niente eccetera, se avessero pensato quantomeno a fare le autopsie avrebbero capito che le reali cause di morte di questi pazienti non era la polmonite ma ben altre cose. A quel punto avremmo potuto mettere subito in atto delle terapie per salvare decine di migliaia di vite umane, e questo l'OMS poi è andato dietro a queste indicazioni della Cina. Poi dopo, a livello globale, visto il terrorismo mediatico che c'era stato, nessuno ha pensato a convalidare l'ipotesi e la certezza della polmonite come causa unica di morte di questi pazienti, e per cui è venuto fuori tutto questo mostro che ha fatto i danni che ha fatto. E ripeto, abbiamo perso mesi e mesi dietro a questa falsa ipotesi di decessi. In realtà, se non era per il dottor Manera che per primo ha tirato fuori, guardate che la situazione non è esattamente questa, ma ci sono ben altri motivi, cioè noi chissà, abbiamo dovuto impararlo a nostre spese, cioè nessuno ha detto niente, nessuno a livello mondiale ha detto niente, perché nessuno si è preoccupato di capire le reali cause di decesso. Ora io dico, anche nel vostro mestiere, come anche nel nostro, come anche a livello investigativo, cioè la regola delle 5 W, ok? Sì. Come, dove, quando, chi, perché, cioè se ti fai queste semplicissime domande, cioè te arrivi subito a una soluzione diversa da quella che è stata, in una tempistica decisamente inferiore. Cioè abbiamo perso mesi e abbiamo purtroppo perso una generazione quasi di anziani, e questo è veramente una cosa, cioè H24 a terrorizzare la gente, a dire state in casa, addirittura ci sono delle direttive del Consiglio dei Ministri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri che consigliava alle persone anziane affette da patologie croniche di stare a casa. Cioè, capito, stai a casa ma se gli dai la cura giusta. Qui la cura giusta nessuno la sapeva, e sicché noi praticamente abbiamo fatto sì che queste persone arrivassero in ospedale ormai troppo tardi, quando ormai il da fare era
legato al buon Dio e niente di più. Cioè proprio veramente un autentico terrorismo mediatico, invece di fare i tamponi per tutti, non solamente asintomatici, di isolare i casi positivi, ma metterli negli alberghi, non nelle RSA, perché se le RSA non sono attrezzate, la pandemia prende tutta quanta un'altra piega. Tracciare i contatti e trattare fino dall'inizio i pazienti con i farmaci adeguati, non aspettare 2-3 settimane che l'ufficio di igiene riceva, dice ossigeno bene, saturo bene, sì, allora teneteli ancora a casa e ci risentiamo. Cioè non c'è stata la possibilità di poterli trattare nella maniera, non dico tanto, migliore fin da subito. Nell'RSA c'è tutti quanti i pazienti con pluripatologie che sono estremamente infiammati, per cui ha voglia di parlare della tempesta citochinica, grazie, cioè agisce su un terreno fertile, cioè a questa gente bastava niente per potergli scatenare il putiferio che è stato. E niente, cioè è disarmante poi come cioè non ci sia stato... Cioè una scusa, ti riguardate, che ne so, abbiamo sbagliato, scusateci per tutto. No, niente, la classica, tipica arroganza di dire, cioè, neanche dice, guardate, abbiamo sbagliato, questo è il risarcimento. Nulla, cioè questo io, Beh, si è anche parlato di modello italiano in positivo e ne siamo andati anche molto fieri. Certo, grazie a cavolo, ma l'abbiamo dovuto imparare a nostre spese, cioè siamo stati i primi a tirare fuori che la causa dei decessi non era la polmonite, ma c'erano dietro altre cose ben più gravi, ecco, che potevano essere curate per tempo. Infatti noi siamo stati. Di questo vorrei parlare appunto con il dottor Manera, che è stato colui effettivamente che ha scoperto questa causa, ovvero la CID, la coagulazione intravascolare disseminata. Lei lavora come anestetista, oggi anestesista, non riesco a dire questa parola, del Giovanni XXIII di Bergamo. Come ha scoperto che la causa reale di decesso da Covid-19 non fosse la polmonite, ma appunto la CID? Io la ringrazio per darmi la paternità di meriti che in realtà non ho, nel senso che non ho il merito di aver scoperto nulla, perché io sono semplicemente un clinico, quindi ho lavorato in reparto direttamente a contatto con i pazienti, e le considerazioni che sono state fatte sono insorte in seguito dopo aver visto un gran numero di pazienti insieme ai nostri colleghi, a tutti i vari anestesisti e rianimatori, e trarre delle conclusioni. Quello che dice il dottor Milani è assolutamente vero. Purtroppo noi abbiamo avuto anche una negazione nel poter fare le autopsie. Se vi ricordate, sì, c'era un divieto, era stato espresso un divieto nel fare le autopsie, e furono proprio due colleghi anatomopatologi, tra virgolette dissidenti del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che iniziarono a fare le autopsie sui primi casi, di questo parliamo ancora di marzo, anche se questa pratica era stata scoraggiata, in un certo senso anche vietata, anche dal Tribunale di Milano. Fu l'unica possibilità che rese evidente quelle che erano realmente le cause di morte da Covid. Cioè noi iniziamo a capire, anche grazie all'ATAC, all'angiotac e a degli esami specifici, che i pazienti presentavano appunto quella che era una coagulopatia intravasale disseminata, detta CID, che la malattia era in realtà una malattia endoteliale, quindi un'infiammazione estremamente acuta del sistema vascolo-arterioso, e pertanto questo dava causava dei problemi clinici che erano molto diversi da quelli di una, diciamo, fatemi passare il termine, una comune polmonite interstiziale. Questo, quando gli anatomopatologi del nostro ospedale iniziarono a comunicare gli esiti delle prime autopsie, che vennero effettivamente condotte quasi un po' di nascosto, proprio ancora a metà marzo, noi da quel momento in poi capimmo molte cose. E poi fu realmente illuminante una lezione a cui io assistei, del professor Gianluigi Viale di Bologna,
il quale descrisse in maniera mirabile le tre fasi che lui aveva un attimino identificato dell'andamento del clinico del Covid, quindi la prima fase virale, la fase polmonare, poi la fase della tempesta citochinica. Mettendo insieme questi dati, ma noi l'abbiamo fatto, io e noi, la nostra equipe, certo io non ho il merito e non me lo voglio neanche prendere questo merito, noi mettemmo insieme questi dati, queste realtà nel giro veramente di pochissimo tempo, poche ore, abbiamo iniziato a trattare il paziente Covid come in realtà andava trattato e abbiamo capito che con un adeguato trattamento domiciliare, perché quello che è mancato, il punto cruciale di tutta la vicenda è stato questo, è mancato il trattamento domiciliare, la cura del territorio. Questo ormai lo dico da fine marzo, in seguito a quella famosa, ormai diventata famosa, intervista con Massimo Mazzucco. È mancata tutta quella parte e i medici di medicina generale, di cui il dottor Fabio Milani è qui rappresentante, sono stati testimoni di quello che io sto dicendo. C'è stato proprio loro, sono stati mandati al fronte con le scarpe di cartone, come quando i nostri soldati venivano mandati a fare la guerra in Russia. Venivano mandati con le scarpe di cartone e i nostri medici di medicina generale sono stati mandati sul fronte esattamente in quelle condizioni. E questo è stato veramente un disastro, si è rivelato un disastro incredibile. L'altro aspetto che vorrei, se credo che il dottor Milani sia d'accordo anche con questa fotografia, l'altro aspetto che vorrei dire è questo, che tutto ciò che è ruotato attorno alla condotta sia economica sia politica del Covid è stato il numero di morti, cioè è stata la base di tutti il fantomatico numero di morti. Sì. Noi sappiamo dall'inizio che la mortalità di questa malattia, grazie al cielo, è una mortalità bassa, grazie al cielo è una mortalità bassa, perché tutti gli statistici, gli epidemiologi e i ricercatori adesso si stanno orientando verso una diversa lettura dei dati, che sono il numero dei nuovi casi, per esempio, il numero dei ricoverati in terapia intensiva e il tasso di ospedalizzazione. Questo cambia realmente il modo di vedere le cose, ma non lo dico io, non lo dice neanche il dottor Milani, che siamo medici, come ci siamo definiti in una telefonata, siamo un po' medici di campagna, ma lo dicono i ricercatori illustri, e questa visione cambia completamente, cambia drasticamente tutta la narrazione della vicenda. Allora, a proposito di numeri, proprio oggi qui su BioBlu 24 è intervenuto Alessandro Bonsignore, il presidente dell'Ordine dei Medici della Liguria, che ha voluto chiarire una volta per tutte la questione del numero dei decessi, perché appunto lui ha spiegato che in Italia per tutti questi mesi sono stati inclusi nel numero nazionale di decessi per Covid tutti i morti, cioè annullando tutte le altre cause. Lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Tutti i decessi che giungevano all'attenzione sanitaria e che vedevano il soggetto deceduto essere stato sottoposto a tampone durante la propria vita o addirittura in epoca post mortem, perché sono stati sottoposti a tampone tutti i cadaveri dei soggetti che sono purtroppo deceduti, ecco che allora quella decesso veniva attribuito a Covid e quindi finiva nel numero nazionale del dato dei decessi per Covid. È chiaro che però una parte di questi decessi si sono verificati per altre cause, ovvero il Covid è stata una mera concausa, si parla in questo termine, abbiamo sentito spesso parlare di morte da Covid e morte con Covid, sì. Esattamente questo è il principio, per cui noi abbiamo avuto sicuramente in questo mese e mezzo, marzo, metà aprile, una sovrastima del numero dei decessi, perché non abbiamo attribuito alcuni dei decessi che sono stati attribuiti a Covid ad altre patologie naturali, per quindi noi abbiamo ragione di ritenere che una parte di questi decessi si sarebbero verificati comunque. Ecco, dottor Milani, tutto questo secondo lei ha contribuito a creare quel clima di terrore e allarmismo di cui parlava poco fa?
assolutamente, cioè noi abbiamo passato più di 2 mesi H24, cioè te accendevi la televisione e non potevi vedere niente se non morti, cadaveri, bare, poi come morti, poi come, cioè lasciati in un sacco, isolati come se fossero degli appestati. Cioè è stata una cosa veramente, cioè, stringente per il cuore, cioè questi anziani erano terrorizzati, cioè terrorizzati assolutamente, per cui non è escluso che molti poi dopo in realtà abbiano sottovalutato altri sintomi e per cui non hanno chiamato i medici, che ne so, per un dolore al petto perché pensavano che non c'entrasse nulla e in realtà poi dopo sono morti di infarto, cioè è stata un terrorismo mediatico, una cosa spaventosa. Io, cioè, spero nel nostro piccolo di riuscire a far capire alla gente e a farli ragionare, perché purtroppo il terrore chiude completamente ogni tipo di ragionamento, completamente, cioè molto spesso la gente che è terrorizzata non ragiona più e ti permette a chi vuole, insomma ci siamo capiti, gestirla come gli pare. Certo. Dottor Manera, lei, se non sbaglio, in altre sue precedenti dichiarazioni, vorrei che lo riproponesse anche qua, ha riscontrato nei pazienti con cui ha avuto a che fare, diciamo una forma fisica, lei la definiva di base compromessa, che cosa si intende? E parlava poi dell'importanza della prevenzione. Sì, allora quello che io definivo era una caratteristica abbastanza comune di tutti i pazienti che andavano incontro alle complicanze, che era la caratteristica dell'infiammazione, un'infiammazione di base comunque preesistente. Questa mia dichiarazione risale, se non vado errando, la prima mia dichiarazione risale al 19 di marzo e non è mai stata poi presa in considerazione, perché sono state prese in considerazione altre dichiarazioni. E questo aspetto identifica un habitus del paziente che andava incontro a complicazioni, cioè un habitus dismetabolico, pazienti ipertesi, pazienti dislipidemici, diabetici, obesi, sovrappeso. E questi erano un po' i tratti caratteristici di tutti questi malati che appunto andavano incontro a gravi compromissioni, andavano incontro a peggioramenti clinici significativi. E, pertanto, su queste condizioni, quello che noi dobbiamo, l'unica possibilità che abbiamo di intervenire è lavorare appunto a livello della prevenzione. Cioè, se noi non lavoriamo tutti i giorni, costantemente, nei nostri studi, nei nostri ambulatori, anche facendo cultura ed educazione, proprio sulla prevenzione, noi non usciremo mai da questo circolo vizioso. Cioè, avremo delle persone che saranno suscettibili a qualsiasi forma patologica, molto più suscettibile a qualsiasi forma patologica, perché minore è lo stato di salute preesistente e maggiore chiaramente viene da sé la facilità ad ammalarsi. Però purtroppo quello che noi vediamo tutti i giorni è proprio l'opposto, cioè la prevenzione ormai viene relegata in un angolo, non si lavora più per la prevenzione, si lavora esclusivamente per la cura. Guardi che in quell'intervista Massimo Mazzucco di fine, se non ricordo male, i primi di aprile, io dissi che una altissima percentuale di pazienti lombardi erano già stati contagiati dal virus. Questa mia affermazione è stata poi confermata dal dottor Pasquale Bacco, sì, un ricercatore di Meleam. Lo abbiamo avuto qua. Ok, benissimo, chiedo scusa, non lo niente. Sapevo. No, giusto ripeterlo. Che ha dato esattamente questi, anzi, ha dato dei numeri impressionanti, sì, perché ha detto che nella provincia di Brescia il numero di contagiati sale al 49%, con una media nazionale del 34%. Esatto. Questo parlava di anticorpi di vecchia data, quindi pazienti che verosimilmente erano entrati a contatto con il virus già da ottobre 2019. Questo, insieme al conteggio dei morti, eccetera, eccetera, cambia, e lo ripeto, cambia completamente il nostro modo di vedere questa epidemia, il nostro modo di fronteggiare questa epidemia, ma lo cambia completamente. E c'era invece però chi a fine, mi sembra inizio febbraio, metà febbraio, diceva ancora che il rischio in Italia fosse zero, giusto? Vi ricordate? E come no?
Ecco, allora. No, ma se posso intervenire anche certo, sulla cosa che ha detto prego. Stefano. Cioè, noi abbiamo fatto fior fiore di task force per questo coronavirus, quando poi non si è pensato che quando te sai che ha colpito in maggioranza le persone particolarmente infiammate, per cui, come ha detto Stefano, diabetici, ipertesi, eccetera, eccetera, perché non abbiamo mai fatto delle task force per cercare di acculturirsi e prevenire questi problemi? Perché se te è comodo dare il Kinder oppure altre cose e infiammare le persone e poi dopo dici oh, ti è venuta la polmonite, sei morto, cioè, perché? Ma perché eri infiammato? Cioè, allora preveniamo invece che curare, e invece no, perché fa più comodo tirare fuori il vaccino, tirare fuori le pasticche, tirare fuori le medicine, perché è tutto quanto una questione, poi scusate, ma si finisce sempre lì poi alla fine. E infatti, il sistema immunitario dove lo mettiamo? Ecco, cioè, è vero. Infatti volevo proprio parlare di questa storia del vaccino, perché ad esempio nell'intervista al professor Pasquale Bacco lui spiegava che molto probabilmente questo virus tornerà ad ottobre. Allora ho chiesto oggi al presidente dell'Ordine dei Medici della Liguria, Bonsignore, che abbiamo sentito poco fa, un suo commento su questa situazione, sapendo che, se c'è una cosa che ho capito io di questo virus, non essendo comunque una esperta e studiosa come voi, è che muta tantissimo. Quindi com'è possibile trovare un vaccino? Sentiamo che cosa ha risposto e poi chiedo a voi di rispondere. Il coronavirus è un virus noto, nel senso che è una famiglia di virus, di cui questo ceppo che stiamo affrontando in questa emergenza è un ceppo nuovo che gli esseri umani non avevano ancora incontrato, ed è per questo che è estremamente contagioso, perché nessun essere umano al mondo aveva gli anticorpi. Diverso ad esempio il discorso dell'influenza, che è un virus analogo, un virus che muta anch'esso, ed è il motivo per cui noi ogni anno abbiamo un nuovo vaccino per l'influenza, quindi chi si è vaccinato l'anno prima deve vaccinarsi l'anno successivo con un vaccino diverso, proprio perché il virus muta. Quello che emerge dalla letteratura scientifica internazionale è che il coronavirus ha più o meno queste caratteristiche, cioè di un virus simile influenzale che si manifesta, che ripeto, con questa portata drammatica, perché nessuno di noi lo ha mai incontrato, a differenza dei virus influenzali, dove tutti noi, bene o male, nell'arco della nostra vita prima o poi lo abbiamo incontrato, anche se magari in una forma diversa da quella che c'è quest'anno, proprio perché muta. Quindi l'obiettivo è sicuramente quello di riuscire ad arrivare a produrre un vaccino che riesca ad avere come target il coronavirus, questo SARS-CoV-2. Target coronavirus, che cosa ne pensate? Chi vuole intervenire per primo? Non siate timidi. Cioè, io spero che siamo sempre in un paese libero dove ognuno possa esprimere le proprie opinioni, certo, senza essere, perché se no, altrimenti allora ciao e si cambia subito paese e via. Vabbè, allora io personalmente ritengo questo. Allora, i vaccini contro i virus influenzali hanno una durata e una fine. La durata è molto breve, nel senso che se ti proteggono, poi anche lì bisogna vedere poi quanto, ti proteggono per qualche mese, ok? Allora, al momento attuale ne sono stati scoperti almeno 32 sottotipi di questo SARS-CoV-2, sicché io dubito che si possa fare 32 vaccinazioni contro. In ogni caso, quando il vaccino sarà pronto, il virus probabilmente sarà già mutato, non si sa, non si può sapere. Poi, in ogni caso, sembra che sia venuto fuori che se te ti vaccini contro alcuni ceppi del SARS-CoV-2 e poi te ne becchi uno di quegli altri nei confronti dei quali non sei vaccinato, rischi di averci un'infezione molto peggiore di quella che te avresti se tu non avessi fatto nessun vaccino. Ok? Sì. Ora io dico, vogliamo mantenere questo stato di terrore? Perché considerate una cosa, noi a novembre facciamo il vaccino, va bene, contro il Covid, perfetto, l'effetto finisce a aprile. L'anno prossimo siamo un'altra volta punta a capo come ora, cioè, l'anno dopo ancora, per cui noi aggiungiamo e così via all'infinito, per cui ecco che a questo punto, cioè, secondo me, al di là del vaccino, ma io
è difficile perché non senti mai, c'è un certo tipo di voci. Ma vi siete mai chiesti perché alcuni tipi di popolazioni non sono state infettate? Come mai, per esempio, ora i rom, gli zingari, cioè non ne vedi neanche uno? Perché sono sempre in mezzo, scusate, alla strada, alla terra. Cioè, vi posso far ridere, perché sennò in tutto quanto questo gran casino si parla solo di cose tristi, ok? Ora, come uno se la fa l'immunità? Perché il sistema immunitario, oltretutto, ha bisogno di essere continuamente stimolato per essere mantenuto efficiente. Non è che ti metti una campana, poi ti stranutisci uno addosso e muori, perché non, il tuo sistema immunitario è completamente a zero. Allora, vi faccio ridere. Cioè, chi è da piccino che non si è mai mangiato una caccola? Scusate il gesto, e penso che si possa andare. Cioè, lì dentro, cioè, c'è un sacco di germi, batteri, virus, cioè è il sistema immunitario che viene stimolato, anche quello, ma come te lo stimoli anche andando fuori, vivendo in mezzo all'erba, alle piante, alla terra, in mezzo agli altri ragazzi intorno che ti starnutiscono addosso, è così che ti stimoli il sistema immunitario, non stando sotto una campana. Vabbè, niente. Certo, lo stesso principio, insomma, consiglio che viene dato anche ai genitori quando hanno dei bambini piccoli, se non sbaglio, che non devono essere tenuti in una... campana di vetro. Esatto, sì. Assolutamente, no. Allora, vorrei sentire il dottor Manera. Allora, io penso che è molto probabile che in autunno il virus torni, che ci sia un'ondata di ritorno, però è anche molto probabile, come ormai si dice un po' da tante parti, che questo virus sia estremamente cambiato già nel giro di 2 mesi e che quindi continuerà a cambiare e diventerà sempre meno aggressivo. Posso riportare le frasi che ha espresso il professor Clementi, professor ordinario di virologia del San Raffaele di Milano, che dice che appunto l'epidemia si sta svuotando, il coronavirus sta diventando, questo coronavirus chiaramente sta diventando abbastanza innocuo. Lo stesso ha detto il professor Zangrillo, sempre del San Raffaele, direttore di anestesia e rianimazione. Lo stesso ha detto il dottor Remuzzi, che dice che i malati, ma questo l'abbiamo visto anche noi, lo stiamo vedendo noi tutti i giorni, i malati non sono più quelli di fine febbraio. Quindi il virus sta cambiando, il virus è mutato, ci sono tantissimi ceppi differenti, pertanto avere la possibilità di formulare un vaccino è molto complesso, se non quasi un'impresa impossibile, perché noi non riusciamo a formulare un farmaco, quindi un vaccino che riesca a immunizzarci per tutte le tipologie di coronavirus che sono mutate e che possono dare ognuna una forma patologica differente. Quello che a me preoccupa, quindi alla luce di questo, e tornando alla sua domanda, Virginia, è proprio questo, cioè ok, svilupperanno un vaccino, ma la sicurezza, cioè l'efficacia della vaccinazione, proprio in virtù di questi dati, che sono dati clinici e dati epidemiologici e dati anche virologici, vedrà un'efficacia del farmaco vaccino molto, molto, molto bassa. Ma a me preoccupa ancor di più, e secondo me dovrebbe essere un dato che dovrebbe preoccupare un po' tutti, non tanto l'ondata magari di ritorno, comunque la possibilità del colpo di coda del Covid, ma un'epidemia ben più grave. Un'epidemia ben più grave che hanno iniziato a vedere i nostri colleghi psichiatri, i nostri colleghi psicologi, che è l'epidemia del burnout che vedremo in autunno. Burnout da lockdown, il burnout da perdita di lavoro, il burnout da reclusione forzata e da paura. Questa credo che sarà l'epidemia più forte di tutte, a cui dovremo noi tutti prepararci, perché mieterà molte più vittime, credo, rispetto al Covid. Ha ragione, bisogna comunque riflettere anche su questo e non c'è secondo me stata abbastanza attenzione proprio su questi effetti che ha poco fa appunto descritto. In conclusione di questa intervista, ieri c'è stata l'audizione in Senato del dottor Giuseppe De Donno per quanto riguarda il protocollo e la cura del plasma. Vorrei un commento da parte vostra. Vai Stefano.
Ma allora io da quando allora, la sieroterapia, quindi la terapia con plasma iperimmune è nota veramente da tantissimi anni, quasi da più di un secolo. Se ne parlava ancora quando ci fu la famosa epidemia di Spagnola e ha dato dei risultati sia all'epoca che adesso per questa epidemia ha dato dei risultati eccezionali. Dispiace molto che il collega De Donno sia stato un po' deriso o comunque poco considerato all'inizio. Dispiace molto che illustri virologi l'abbiano preso in giro, appunto, o comunque non considerato in maniera adeguata, mentre gli stessi illustri virologi, che come diceva ieri Sara Cugnal alla Camera, sono lautamente pagati, che gli stessi illustri virologi poi vanno dicendo che invece la terapia con plasma fatta negli Stati Uniti è miracolosa e ha degli effetti stupefacenti, che è esattamente la stessa che si fa in Italia e che quindi non si capisce quale possa essere la differenza. Gli stessi virologi, se si ricorda, Virginia, che dicevano riguardo ai risultati del professor Bacco, presentati proprio all'unità di crisi, gli stessi virologi che smentivano, non avendo nessun dato in mano, smentivano i dati che invece lui portava di una immunizzazione pari al 34% a livello nazionale. Questo è veramente molto molto grave, molto molto preoccupante, perché sono queste persone che denigrano, che prendono in giro, che bullizzano quelle che hanno guidato unità di crisi, che hanno guidato comitati tavoli tecnico-scientifici e quant'altro. Ma infatti quello che è più triste è che in questi momenti in cui bisognerebbe unirsi tutti insieme per cercare di tirarci fuori le gambe da questa situazione, si continua a lottare gli uni contro gli altri. C'è una cosa assurda. Cioè, invece di unirsi intorno a un tavolo e ragionare, perché bene o male poi ognuno mette le sue, ma è tutto il know-how che serve per poter crescere, eccetera. No, in America 2100 ospedali utilizzano il protocollo di De Donno, da noi invece viene preso in giro. Cioè, è una cosa che addirittura l'FDA utilizzerà dei fondi statali per la ricerca sul plasma iperimmune. Cioè, è veramente, guarda, è disarmante. Cioè, io vorrei che la gente si riacquistasse, si riappropriasse del proprio cervello, della propria intelligenza, dei propri ragionamenti, per riuscire a sentire anche, ad ascoltare anche le voci di chi fino a oggi non è stato abbastanza ascoltato o seguito, eccetera, perché non c'è solamente una voce sola, non c'è solamente un monopolio dell'informazione e basta, ma bisogna ascoltare anche gli altri. Noi siamo una generazione, siamo una generazione del 68, cioè nel 68 avevamo 18 anni, 20 anni, cioè a quei tempi discutevamo, assemblee, eccetera, e tutto, ci confrontavamo, ma serviva per accrescersi. Oggigiorno nessuno fa più domande, nessuno è più curioso, né più, né, nessuno, è tutto così, è tutto piatto, piatto e basta. E su questo piattume è chiaro che il primo che incute terrore, sei finito, Cioè, ti ha fatto su. secondo lei c'è una sorta di sonno che sta incombendo su questa società? Porca miseria, cioè se più palesi di così mi sembra quasi, cioè, disarmante, cioè dalla generazione dopo la nostra, forse quella dopo un pochino in poi, fra tutti questi programmi nella TV spazzatura che si vede che ci hanno già rimbambito tutti quanti, poi dopo l'utilizzo sbagliato degli smartphone che invece di servire a crescere la cultura te l'hanno completamente affossata, cioè mi capisci? Cioè, la gente ha perso la curiosità. Cioè, il domandarsi il perché delle cose, il perché funziona così. Cioè, ma uno ha mai visto un film poliziesco, eccetera? Cioè, quando te, via via che si sviluppa il film, pensi che quello lì sia l'assassino, in realtà poi non è lui. Ma è perché, se alla fine scopri che è l'assassino, è perché durante il film l'investigatore si è fatto tante domande, non si è fermato all'apparenza. L'apparenza ci ha portato a credere che i morti erano morti per polmonite e a curarli nella maniera sbagliata. Bravi, complimenti, continuiamo a far così, cioè lasciamo da parte, ma Einstein utilizzava il 25% delle capacità del nostro cervello. Einstein, non dico altro.
Allora, noi mi sembra che non ci siamo mai fermati all'apparenza e anche in questo spazio di tempo ci siamo posti delle domande, abbiamo cercato di capire, l'abbiamo fatto insieme a voi e vi ringrazio per essere stati qui su BioBlu 24. Grazie al dottor Milani e al dottor Manera, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, grazie, buon lavoro. Buona serata. A voi, grazie mille. Questa, come vedete, è l'informazione di BioBlu 24, un'informazione che produce interviste su interviste a diversi esperti di vari settori per capire, comprendere, riflettere quello che sta accadendo, che ci sta accadendo ormai da più di due mesi a questa parte. Per rivedere questa intervista al dottor Manera e al dottor Milani non vi resta che andare a questo indirizzo che vedete proprio qua sotto e lì troverete poi anche tutte le altre interviste fatte anche da Claudio Messora e il mio collega Edoardo Gagliardi. Segnatevi anche un altro importante indirizzo, che è quello della nostra newsletter, perché nel caso in cui ci fossero problemi e fossimo, chissà, oscurati, avremo la possibilità di rimanere in contatto con voi attraverso proprio la nostra newsletter, che provvederemo ovviamente ad aggiornare. L'informazione di BioBlu è un'informazione indipendente, questo significa che non dipende da nessun editore, perché i nostri unici editori siete voi, ed è per questo molto importante, non smetterò mai di dirvelo, il vostro aiuto, il vostro sostegno, un sostegno che può avvenire attraverso una donazione. Potete fare una donazione andando a questo indirizzo che vedete proprio qua sotto del nostro blog, oppure abbonandovi al nostro blog o al nostro canale YouTube, che sta sempre più crescendo. Siamo, se non sbaglio, a 440.000 iscritti. Più siamo, più sarà forte la voce dell'informazione libera e indipendente, quella di BioBlu. Grazie.